La certezza ancora non c'è, ma l'ipotesi di un inasprimento delle misure è nell'aria da giorni. Le immagini delle città affollate di persone nel fine settimana hanno destato non poche preoccupazioni. L'avvicinarsi delle feste, dunque l'aumento delle possibili occasioni di socialità, spingono il governo a decidere un lockdown per l'Italia. Si pensa di inserire tutte le regioni in fascia rossa dal 24 dicembre al 3 gennaio o forse fino al 6, con poche giornate dal 28 al 30 in cui si allenta la stretta per poi tornare a chiudere. Nel weekend 19 e 20 dicembre dunque ci si potrà ancora spostare liberamente. Dal 21 al 23 blocco della mobilità interregionale. Dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio l'Italia diventa zona rossa. Vietati spostamenti all'interno del proprio comune. Bar e ristoranti chiusi con asporto fino alle 22. I negozi non aprono eccetto alimentari, farmacie, tabacchi, edicole, parrucchieri. Pranzi e cene di Natale consentiti solo con il nucleo convivente, ma si valuta una deroga per allargare a non più di due congiunti stretti, genitori anziani o figli. Dal 28 al 30 dicembre, dal 4 al 6 gennaio, torneranno le regole in base al colore che le regioni avevano prima del lockdown. Altra ipotesi è che diventino tutte arancioni. Sarà il ministro Boccia nel pomeriggio a presentare il piano del governo alle regioni. Intanto il Viminale si prepara ad intensificare i controlli per le festività. Stamane al Comitato per la Sicurezza si è fatto il punto anche sul prossimo fine settimana, quando si prevede un aumento degli spostamenti prima delle chiusure.